Sempre 15, siamo con Mariam, gruppo Gesci di Valenza, provincia di Alessandria. Siete venute qui, voi siete una rappresentanza del gruppo della sì. Gesci, per fare un po' di formazione, tra virgolette. Come avete conosciuto questo bene appartenente al clan Graziani? Sì, diciamo che noi è da anni che partecipiamo alle manifestazioni di Libera e quindi più o meno sapevamo in generale su cosa si occupava Libera, insomma. E come mai avete scelto di fare questa esperienza? Perché noi intanto come gruppo ci occupiamo proprio di servizio e quindi come servizio noi cerchiamo di dare una mano, insomma, agli altri che ne ha bisogno. E quindi trasmettere anche le idee, giusto? Le idee sì, contro, naturalmente. Che impressione, parlo con te, tu ti chiami? Alice. Alice, che impressione ti ha fatto, che poi penso sia un'impressione un po' comune a tutti voi, entrare in questo luogo? Beh, inizialmente c'era un po' di timore in tutti, perché fa un po' paura. Sì, timore. Paura no, un po' di timore, un po' di diffidenza, perché non sapevamo bene cosa ci capitava, cioè com'era la gente, com'era, quindi avevo un po'... Poi il timore enorme, anche perché forse respirare l'aria, sì, esatto, respirare la persona. Pensare che qua ci viveva della gente che organizzava atti criminali, e invece noi siamo venuti a fare solo del bene. Quindi, quindi cosa fate voi? Cosa vi porterete dentro da poter trasmettere poi? Beh, sicuramente il ricordo che non si cancellerà mai dalla nostra vita, e cercheremo di espandere la parola a più persone possibili, perché fare del bene comunque è una cosa buona, una cosa che in teoria dovrebbero fare tutti, certo, e che invece molta gente si tira indietro per paura, per paura che regna sovrana, che poi ha permesso anche che capitasse tutto questo. Cos'è che vi è rimasto in confusione un po' più impresso in questi, siete da pochi giorni qui? Sì, poi. Sì, da domenica. Cos'è, insomma, la frase oppure, non so, un momento di questi giorni? Sì, la frase che almeno a me personalmente mi è rimasta più impressa è stato quando siamo andati a messa, sì, e il Don ci ha preso da parte e ci ha dato un attimino un po' di coraggio, perché ovviamente venire qui non era proprio semplice, dicendoci: non vi preoccupate ragazzi, chi ha paura muore due volte. Certo, lo diceva un grande giudice. Esatto. E quindi noi ci siamo un po' sentiti rincuorati, perché non ci sentivamo soli. E poi non siamo, insomma, dovete sentirvi anche importanti, in tutto il senso, perché comunque fate... Certo, bene. Sinceramente io personalmente non mi sento importante, perché è quello che dovrebbero fare tutti. Bravo. Dovrebbe essere una cosa non ordinaria, cioè non straordinaria, ma una cosa ordinaria, però è straordinaria. Perché agiamo nel bene, agiamo per il bene e per un futuro più tranquillo per tutti. Perché ci siamo. Hai sei ottimista, tanto. Sei giovanissima. Quindi parlo a nome di noi un po' più grandi, forse che non siamo riusciti fino in fondo a darvi una società, un mondo un po' più tranquillo. Quindi forse noi speriamo in voi in un certo senso. Sì, però forse è l'errore più comune, quello di pensare tanto ci sono loro, perché non è così. Farlo ci tutti siamo insieme, noi, ci siamo noi tutti. Farlo tutti insieme, noi siamo più forti di loro, uniti, possiamo fare grandi cose che è vero, ma anche il fatto di essere venuti da Alessandria, aver fatto comunque un viaggio ed essere qui, vuol dire un'apertura mentale da entrambe le parti, un coraggio, diciamo, chiamiamolo anche coraggio. Non succede nulla, perché non succede nulla, però comunque siete giovanissime, quindi c'è un coraggio, già questo è un punto a vostro favore che forse in passato un po'. Credo che questo lo possano condividere anche le mie amiche, nel senso che forse negli ultimi anni c'è un po' una degenerazione della crisi dei valori. E io credo che essere qui tutte insieme significhi dire a tutti i ragazzi: staccatevi dalla PlayStation, là fuori c'è un mondo che ha bisogno di noi.